capisci, mia cara? Sì. Il patrimonio è salvo. E questa è l'unica cosa che conta. Proprio così. Ti avverto, non ho intenzione di tollerare questo genere di cose. Non ho investito tanti soldi per farmi dare buca come hai fatto, mi spiego? Le questioni personali, i tuoi problemi, li lasci per un altro momento, ma non puoi fare quello che hai fatto e non farmelo mai più, altrimenti... Altrimenti cosa? Che cosa farà? Mi manderà al patibolo, ma mi faccia il favore. Senti, non dire stupidaggini perché non è il momento. Non va bene quello che hai fatto, non si lascia un meeting senza nessun motivo. Un po' di responsabilità è l'unica cosa che Senta, ti chiedo. Senta, io ho una band perché mi piace cantare, se lei mi porta in giro come un cagnolino non mi va, non mi diverte. Non ti diverte? È il solo modo per arrivare. Allora non arriviamo proprio. Lei se ne va di là, io resto qua e chi si è visto si è visto. Sai cosa sei? Cosa? Un irresponsabile senza cervello. Meglio essere irresponsabile senza cervello piuttosto che una macchina per fare soldi. Sta litigando con il produttore. Lo vedi? È come dico io. Dovremmo cercare un'altra band perché a lei non importa niente, capisci? Non ha nessuna ambizione. E non la difendere, per favore. No, stavo per dare ragione a te. Ah. Ramiro, che cosa stai facendo? No, Ramiro non c'è. Scusami, tolgo il disturbo. Aspetta, aspetta un secondo. Volevo chiederti una cosa. Che cosa? Sulle lezioni, perché gli esami sono alle porte e niente, vorrei che mi aiutassi. Sempre che tu non sia ancora arrabbiata con me. No, io non sono arrabbiata con te, Franco. Ah, no? No. Allora perché questo atteggiamento con me? Non è come dici, è che... Io non lo so, se Ramiro ci vede si può ingelosire e poi si mette a pensare qualsiasi cosa, pensa che siamo fidanzati ed io sinceramente non voglio dargli nessun motivo perché possa pensare una cosa simile, va bene? Beh, comunque il motivo non c'è. Oppure sì? No. No, certo. E quale materia vuoi che ti aiuti a studiare? Francese. Devo scegliere una lingua e ho sentito che parlavi un po' questa lingua con Ramiro e... mi piace questa lingua molto dolce, come te. Grazie. Comunque, qualcosa la so. Ah sì? Sentiamo, che cosa sai? Dimmi. Per esempio... Je suis Franco. Molto bene. Comment t'appelle? Amélie. Amélie? Amélie. Amélie, come sei tu, douce Amélie? Je suis... Belle. Très belle. Merci. Come si dice ti amo in francese? Je t'aime bien. Ah, merci. Che stai facendo, mamma? Ramiro! Tu sei cattiva, molto cattiva! Ramiro! 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 Lo so che sei qui, amore mio. Dove ti sei nascosto? Perché mi fai questo? Lo sai che non mi piacciono i posti così. Lo sai che il buio mi fa paura. Ramiro? Amore mio, ma che cosa fai? Che ti succede? Siediti qui. Ehi, tra me e Franco non c'è niente. Non siamo fidanzati né niente. Gli stavo solo insegnando il francese, ma non c'è niente, tesoro. Però ti piace molto. Ti sei già dimenticata di papà. No! Come potrei scordarmi di Otto? Non mi scorderò mai di tuo padre, perché io lo amo. Ma la vita continua, tesoro. E uno deve cercare di andare avanti e cercare di stare bene. Questo cosa vuol dire? Che ti sposerai con lui? Che cosa? No! No, 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 io non mi sposo con nessuno, non posso proprio pensare a questo. E tantomeno con Franco, Ramiro, per favore. Franco è un ragazzo ed è mio nipote, tra l'altro. È un ragazzo che mi sta simpatico, questo è vero. Perciò tu mi vedi parlare con lui, ma davvero non c'è niente. Non dovete vedervi mai più. Tesoro, non voglio che tu soffra davvero. Oh, tesoro, guardami, guardami. Io ho deciso di venire a Buenos Aires perché tu eri molto contento di venire ad abitare qui. La sola cosa che voglio è che tu stia bene.
Voglio che tu sia contento e felice, nient'altro. Sì, lo so, ma non voglio perdere anche te come ho perso papà. Non mi perderai. Io starò sempre con te, sempre, sempre, fino a quando diventerai grande e conoscerai una donna ti sposerai con lei e avrai dei figli. Basta, basta. Io resterò piccolo, piccolo e non crescerò mai. Come Peter Pan. Amore mio, ti amo così tanto, Ramiro. Io sarò sempre con te per aiutarti a crescere e vedrai che ti piacerà. Sarò sempre al tuo fianco. Ti amo. Come amo queste mani da ninfa che resuscitano le fibre capillari. Le adoro. Piuttosto che adorare a me, piacerebbe farle una domandina, Oscar. Che domanda, My Queen? È vero che le piacciono i miei massaggi? Come può dubitare di questo? Lei, Beba, riesce a suscitarmi tutto, mia cara ninfa? Goodbye. Me ne vado, ma tornerò. Vieni qua, Oscar. Quando te ne liberi, ti rendi conto che è sposato. Oh, come volano le notizie. Brava, Violeta, la bocca più grande di un forno. Non te lo prendere con Violeta. Lei è preoccupata per te, non vuole che tu soffra. Preoccupata. Parlando di preoccupazioni, mia cara, ti devo chiedere un favore enorme. Stai molto attenta con Delfina e con Malala, perché quelle due stanno tramando qualcosa. Per favore, stai molto, molto attenta, ti prego. Quello che deve stare attento è il tuo fidanzato, mia cara, perché imbambolata come sei, magari ci cadi sopra e lo schiacci come uno scarafaggio. E dopo, dove lo troviamo un altro bisonte che possa ammirare te? Perché è così cattiva con sua sorella? Non sono cattiva, è solo un gioco. E come potrei essere cattiva con la mia sorellina Palla di Lardo, che da quando è nata va rotolando per il mondo senza una meta? Io non l'amo. Vieni, qui e parliamo. Parliamo di Oscar. Vediamo se capisco una buona volta perché stai con lui. Oscar, io non sono una stupida, è solo per passare il tempo. E poi sono solo attratta da lui. Innamorata? No. Mai stata innamorata? Sì, certo che sono stata innamorata. Che domande fai? Ero impazzita. Era una passione, sì. Un amore, una... Come il mio amore per Federico. Sì, solo che Federico è un bravo uomo. Quella era spazzatura. E perché non l'hai lasciato? Perché non l'hai fatto? Perché, vedi, io ero coinvolta fino a qui da quel tizio, ma non potevo capirlo in quel momento. Ti voglio dire una cosa, è un segreto che non ho mai detto a nessuno. Cosa? Pensa, io di quell'uomo rimasi incinta. Non ci posso credere. Tu hai un bambino, Beba. Hai no. Un... No, perché l'ho persi. Ah. Oh, Beba, non lo sapevo. Sì. Ma guarda, come mia sorella Delfina. Sì. Sì. Se il bambino fosse nato adesso, avrebbe l'età di Thomas. E sono sicura che sarebbe altrettanto bello, mio piccolino. Allora è per questo che vuoi tanto bene a Thomas, perché ti ricorda... È possibile, sì, può essere. Bene, però lo sai che nonostante sia così terribile perdere un bambino, così triste, quell'immensa perdita mi ha fatto rendere conto che la storia con lui era finita. È stato un segnale, capisci? E l'ho lasciato. Certo. Sì. Anche a me le fatine hanno mandato un segnale. Quale segnale? Che dovevo allontanarmi da Federico, anche se mi avrebbe straziato il cuore. Ma come? Come possono le tue fatine, che ti vogliono tanto bene, chiederti un sacrificio simile, Flor? Perché in cambio mi hanno dato una famiglia. E io devo esserne grata. Quindi alla golosina che tu inventi gli mettono il tuo nome. E puoi vincere 5.000 euro e una console per giocare. Fichissimo, dai a me. No, gioco io, che tu hai tempo fino al 15 di ottobre. Ma un'idea bellissima. Ehi, ti ho detto allora di no. Basta, andiamo a dormire, che è tardi. Spegnete il computer, per favore. No.
Ma scusa, non sei stanco dopo il viaggio che hai fatto? Oui, oui. Non fare il francese.